Un buon inizio di giornata a tutti, anche da parte mia con Metropolis. Saluto e ringrazio qui con me Don Roberto Ponti, buongiorno. Ciao Stefania e un buongiorno, bentrovati a tutti. Ecco, ovviamente ricordiamo che tra poco arriveranno anche gli ospiti in studio per il consueto dibattito poi sull'argomentone del giorno, perché oggi vi anticipo già che Jacopo Casoni sarà in esterna e quindi certo, avremo molto di cui parlare insieme a voi. Come ormai conoscete il nostro appuntamento quotidiano con delle informazioni che vogliamo darvi oggi, in particolare in un'udienza speciale della quale ci parleremo. Sì, diciamo, teniamo sempre conto di qualche affermazione, di qualche discorso del Papa per stare nell'attualità con lui e i suoi commenti, che sono sempre interessanti. Ecco, i più affezionati sapranno che iniziamo sempre con il santo del giorno. Oggi è Beato Andrea Carlo Ferrari. Il Beato Andrea Carlo Ferrari è stato un arcivescovo di Milano che ha lavorato, ha svolto il suo ministero per un lungo periodo fino al 1921, quindi non molto lontano da noi, ma il tempo passa in fretta, e ha lasciato dei segni molto precisi e molto concreti del suo ministero. Lui parmense d'origine, poi è stato vescovo di Guastalla, è stato vescovo di Como e poi arcivescovo di Milano in periodi non facili per la Chiesa e per la società. Quando mai ci sono periodi facili, quindi certo, per un arcivescovo anche gestire soprattutto poi il periodo della Prima Guerra Mondiale e la necessità di far fronte a tante esigenze della gente più povera, come sempre capita quando ci sono questi eventi tragici, poi a pagare sono le persone più povere, e allora anche attorno a lui si è formata una rete di solidarietà già all'epoca, che poi continua fino ad oggi con l'opera Cardinal Ferrari, che è molto conosciuta per chi è senza dimora, chi ha bisogno di un aiuto. Lui è stato proprio un vescovo secondo lo stile di San Carlo Borromeo, vicino alla gente, con tanta attività e tanta pastorale per annunciare il Vangelo, e non facile anche qui perché era l'epoca del modernismo, quindi delle accuse contro di lui di non essere ortodosso nella dottrina, e poi tutte superate, tutte messe a tacere, perché la sua personalità e il suo essere uomo del Vangelo l'ha fatto addirittura diventare beato, è stato beatificato da San Giovanni Paolo II. È come al solito, è sempre bello vedere poi il parallelismo tra i santi o i beati e quello che accade anche nella nostra quotidianità, che dovrebbe darci spunti. Ma... Sì, sono gli spunti che queste persone che hanno saputo vivere fino in fondo la fede cristiana poi lasciano a noi come testimonianza, e noi dobbiamo cercare di utilizzare la loro testimonianza nell'oggi. Si dice e si ricorda il santo del giorno, lo si celebra, è l'anniversario della sua morte, è 2 febbraio 1921, quindi sarebbe domani, ma si festeggia oggi perché domani è una festa liturgica importante. È la presentazione del Signore al Tempio, quindi lo si ricorda oggi proprio perché, come tutti i santi, come tutti i beati, ci danno una testimonianza importante a cui noi possiamo far riferimento e ripetere le buone opere, anche gli atteggiamenti evangelici che queste persone hanno saputo interpretare bene. Ecco, e poi noi interpretiamo adesso insieme anche le parole del Papa alla University of Notre Dame, che insomma già dal nome ci... Sì, è un'università americana fondata da un prete francese, un religioso francese nel 1842, quindi una lunga storia, che porta avanti la tradizione dell'impegno della comunità cristiana cattolica negli Stati Uniti in particolare, ma anche in tutto il mondo, e il Papa, parlando ai responsabili di questa università, ha lanciato loro una riflessione interessante che fa bene a tutti, perché tutti siamo un po' coinvolti nell'educazione,
Quindi parliamo di, il Papa ha parlato di testa, cuore e mani per l'educazione. Quando pensiamo all'educazione, alla formazione e soprattutto all'università, pensiamo alla testa. Sì. E il Papa ha detto: è importante, c'è una formazione intellettuale che bisogna tenere presente, bisogna farla bene e essere, come dire, avere dei contenuti interessanti e conformi anche a quello che è l'esigenza di oggi. Ma non basta questo, ecco, ci si potrebbe fermare lì. Il Papa ha detto no, non ci si può fermare alla testa, bisogna poi fare un'educazione che coinvolga il cuore, cioè che prenda dentro anche non semplicemente i sentimenti, ma che coinvolga. Cioè, quando un'educazione, quando un'università promuove dei contenuti, lo fa sia per sviluppare un discorso intellettuale, ma poi anche per sviluppare un discorso di cuore, cioè di coinvolgimento pieno, di sentire poi ciò che si impara che è utile alla propria vita. Quindi non deve essere un discorso staccato dall'esperienza che si fa, ma deve essere incarnato nella vita degli studenti, perché poi faccia presa e riesca ad essere un insegnamento utile per la vita. Non solo, quindi testa, cuore, ma poi anche mani. Quello che si impara deve essere utile e deve essere condiviso nella solidarietà, deve essere capace di diventare impegno concreto per gli altri. Questo è un, come dire, un messaggio molto chiaro. È un po' tipico di Papa Francesco, che è un gesuita. Sappiamo che i gesuiti hanno in giro per il mondo, poi in tutte le nazioni dove sono presenti, delle grandi università che sono un luogo di dialogo di cultura tra il mondo religioso e il mondo laico, e loro sanno sempre fare questa sintesi, sanno proporre anche questi slogan, diciamo così, che servono per capire bene quale direzione deve prendere la vera educazione, quindi testa, cuore e mani. Ecco, e poi anche una relazione tra educatori e studenti, devono andare un po' di pari passo queste due figure, a volte non è così invece. Sì, diciamo soprattutto a un livello elevato di formazione e di educazione come quello universitario, ci deve essere un dialogo aperto tra i docenti e gli studenti. Lo dice proprio il nome stesso di un'università. Quando si parla di università, anticamente proprio il ruolo di questo termine università, si dice universitas di docenti e studenti. È una comunità, quella universitaria, dove ci deve essere un dialogo. La scienza si costruisce nel dialogo e nel passaggio di conoscenze e anche di novità che i docenti passano agli studenti, e poi gli studenti, approfondendo, condividono con i docenti. È una circolarità che è molto importante, che va sottolineata. Quindi l'educazione e la formazione non è qualcosa unidirezionale, bisogna sempre costruirla in un dialogo in tutte le situazioni. Questo sappiamo quanto vale non soltanto a livello universitario, ma anche a livello dei più piccoli, a cominciare dalla scuola primaria, addirittura dalla scuola dell'infanzia. C'è bisogno di stabilire e di aprire un dialogo tra il piccolo che comincia il suo percorso di formazione e l'insegnante che lo riceve, quindi deve cercare di capire e stabilire questo dialogo e portarlo avanti lungo tutto il percorso. Infatti mi è piaciuto anche quando ha posto la domanda: voi aiutate i giovani a sognare in relazione a questo? Diciamo, l'ha lasciato proprio come un impegno, incontrando questi responsabili dell'Università Notre Dame, perché se l'educazione, la formazione non apre la mente dei giovani, è un'educazione che non porta dei frutti. Quindi deve aprire al sogno, deve lasciare quello spazio in cui ciascuno realizza qualcosa di sé e quindi può vedere la propria vita proiettata in un futuro che deve essere un futuro bello, un futuro dove il bello, il buono e il vero vengono realizzati. Infatti questo si può fare anche passando attraverso l'uso della religione. Sì, certo. Poi ovviamente si tratta di un'istituzione cattolica che ha
un retroterra, un'ambientazione che è quella del Vangelo, e quindi un'università che ha un riferimento cristiano-cattolico utilizza anche la riflessione sulla fede per dare un ambito ampio in cui i contenuti, le materie sono trasmesse. Sappiamo che tutte le materie hanno una loro logicità, una loro epistemologia, passiamo questa parola un po' difficile, cioè hanno un ambito in cui vengono costruite, vengono portate avanti. Però poi c'è la religione, la fede cristiana, il Vangelo, che fa da collante, che dà un'interpretazione più ampia di, anche delle connessioni che ci sono tra i vari contenuti, le varie materie, che non possono essere a sé stanti, ma devono anche dialogare tra loro, devono stabilire questa possibilità di avanzamento nella ricerca che si basa anche sull'esperienza di fede. E l'esperienza che deve essere anche spostata non solo all'interno delle istituzioni e degli studenti più avvantaggiati, ma anche verso le periferie, verso gli studenti. Sì, questa è un'altra delle sollecitazioni che Papa Francesco dà quando incontra nelle udienze i vari gruppi di responsabili: l'attenzione alle periferie, che sono periferie esistenziali, cioè dei luoghi veramente fisici dove le persone sono più disagiate, sono più in difficoltà, e poi sono periferie anche della vita di ciascuno, che sono più esistenziali, cioè delle periferie di solitudine che uno può sperimentare anche in mezzo a tanta gente, delle periferie di marginalità e di fragilità che uno può avere anche a causa di una situazione che sta vivendo, e quindi bisogna avere un occhio attento, un cuore aperto e poi delle mani operose per andare incontro a queste persone che a volte sono accanto a noi oppure sono nelle periferie, ma devono essere riconosciute, devono essere ascoltate, comprese e aiutate. Ecco, grazie allora Don Roberto Ponti. Domani abbiamo già dato una piccola anticipazione di parte di quello di cui tratteremo. Ovviamente ci vediamo domani e con voi dopo la pubblicità. Grazie. Grazie Stefania. Rieccoci in studio, allora saluto Daniela Reo, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Commentatrice di oggi assieme all'avvocato giuslavorista Marco De Bellis. Buongiorno a buongiorno tutti a e vediamo che cosa succede nel mondo. Nel mondo e anche alle nostre porte, perché esatto, è una situazione molto molto vicina e condivisa tra quello che succede in Francia, in Germania, a Bruxelles oggi e a Melegnano, dove oggi è Jacopo Casoni, che saluto e ringrazio. Poi verremo all'appuntamento consueto del meteo. Prima però vedo che sei già lì assieme a Filippo Goglio, sì, che è il capo presidio. Bentrovati. Buongiorno a tutti voi, agli ospiti, a chi ci segue da casa, a te ovviamente Stefania, Filippo Goglio, che è coordinatore di zona di Riscatto Agricolo, che è l'associazione, il coordinamento, diciamo così, che ha dato vita a questo gruppo spontaneo di agricoltori, un gruppo spontaneo non appartenente a nessuna sigla sindacale né politica. Siete qui per rivendicare quello che l'Europa secondo voi vi sta togliendo sostanzialmente. Al volo ci sono 10 punti, non possiamo dirli tutti e 10, poi magari ci penso io a riassumerli. I fondamentali, i due fondamentali, le due richieste principali. No, ma anche partendo dalla base italiana senza andare in Europa, siamo qua a manifestare perché le nostre aziende da 20 anni non hanno più un reddito. Non hanno più un reddito, ci siamo resi conto che non si può andare avanti così. Siamo privi di investimento, non possiamo avere un futuro. La generazione a venire non ha un futuro se andiamo avanti con questo trend qua, e quindi siamo a manifestare. Il primo punto è questo. Gli altri punti, noi abbiamo creato un decalogo di imposizioni europee che a spiegare è molto lungo, però alla base di tutto del Green Deal sono delle imposizioni di culture, e c'è lo status dell'abbandono del 4% dei nostri terreni da mettere in conto, e a noi non sta bene perché noi siamo in una superficie che è già molto risicata, è molto misera rispetto agli altri stati europei, e vorremmo poter coltivare a casa nostra quello che vogliamo senza l'abbandono del terreno. È quello il problema. Al volo, voi siete qui da martedì, 5 giorni e 5 notti avete detto, andrete poi avanti oppure vi fermate lì e a capire che cosa succede in Europa e in Italia? No, noi andremo avanti, 5 giorni erano prefissati, andremo avanti finché non tornerà un qualcosa di positivo a livello comunitario.
speriamo che si sblocchi qualcosa e ci siano delle risposte. Grazie mille. Ok. Grazie, grazie Filippo Goglio, lo lascio andare perché c'è un po' di fermento qui al presidio, perché questo pomeriggio ci sarà un, come dire, un ulteriore presidio in un posto simbolico come il Pirellone. Esatto. Sicuramente oggi ci sposteremo e andremo in direzione Milano, al Pirellone, con una delegazione, e poi vedremo da farsi nei prossimi giorni. Okay. Grazie, grazie davvero. Jacopo, torno da te tra pochissimo. Prima fammi sentire un attimo le previsioni meteo, perché so che anche dalla redazione di Trevi Meteo sono molto indaffarati per seguire un po' anche la situazione, non solo meteo ma smog, che abbiamo capito va di braccetto un po' con questa nebbia che abbiamo. E poi, visto che stai congelando, almeno sappiamo di che temperatura si tratta. Nico Schiodetto, buongiorno. Ciao Stefania, buona giornata a tutti quanti. Ciao. Buongiorno. Ben trovato, che tempo farà nelle prossime ore domani? Sì, situazione che rimane di stabilità, c'è questo potente campo di alta pressione a interessare l'Europa centro-occidentale e quindi nei prossimi giorni grandi cambiamenti non ce ne saranno, solo in queste ore sta transitando un fronte nuvoloso, i cieli sono irregolarmente chiusi e irregolarmente nuvolosi per il passaggio di velature e nuvole alte, ma senza rischio di precipitazioni, quindi non c'è nessun rischio di pioggia. Poi da domani, venerdì, in vista del weekend, sabato e domenica, cieli segno poco nuvolosi, ovviamente per il weekend torneranno però le nebbie da Milano verso sud, sulla Valpadana, di notte al mattino. Ovviamente dove ci sono le nebbie farà freddo, temperature rigide, invece in montagna, sulle zone pedemontane, toccheremo anche i 13 gradi. Grazie Nikos, poi grazie, ci aggiorneremo, ormai la situazione abbiamo capito che sarà questa fino al weekend e poi ci dirai maggiori aggiornamenti. Intanto vediamo anche la nostra webcam che punta a quel San Siro di cui parleremo ovviamente nella seconda parte di Metropolis, parlando di calcio, non per lo stadio ma perché si avvicina anche certo. Inter e Juventus. Jacopo Casoni, allora ritorno da te perché abbiamo sentito il capo presidio, però la protesta è molto molto ampio e noi dobbiamo cercare di capire non solo cos'è ma anche perché poi interessa a tutti noi personalmente, perché dall'agricoltura si sposta quella che è la nostra vita, la nostra spesa al supermercato e la nostra la nostra tavola. Certo. Assolutamente sì, certo, c'è tutto il tema di quello che capita in Europa e quello che può capitare alla filiera alimentare italiana nel momento in cui dovessero esserci, come dire, esserci un collasso del settore agricolo, che ovviamente è il fondamentale, il principale per quanto riguarda le nostre tavole, la cucina mediterranea e tutto quello di cui abbiamo parlato. Si parlava di farina di grillo, si parlava di tante cose, ovviamente qui non vogliono neanche sentirla quella parola lì, quelle parole lì, sia farina che grillo direi, però va bene. Qui abbiamo Ercolina 2 peraltro, perché ve la faccio vedere subito perché è il personaggio, è lei anche, non solo lei, con il suo bel foulard che è una bandiera italiana e con il fatto che l'hanno portata qui in presidio qualche giorno fa, credo l'altro ieri, e l'hanno portata fin sulle strade per far vedere e far capire che cos'è l'agricoltura, che cos'è anche l'allevamento che è collegato all'agricoltura in Italia. Ovviamente è coperta anche dal plaid perché vogliono bene a quello che è il loro bene primario sostanzialmente. Eh certo, poi se tu pensi che comunque, ma quello sarà un altro argomento, ne parleremo poi, le stesse mucche saranno munte con la digitalizzazione, quindi stanno anche togliendo praticamente i mungitori per metterli con l'intelligenza artificiale, ne faremo un'altra, sicuramente un'altra puntata. Allora, avvocato, parto da te, cioè qui ci sono un po' di proteste, c'è anche un po' di populismo, però nelle campagne qui stanno lamentandosi, la protesta sì, è arrivata in queste ore anche a Bruxelles, dove ci sono addirittura fiamme e davvero la città è un po' a ferro e fuoco, non dove c'è l'incontro tra big della politica, ma comunque è proprio lì in quella città e anche nelle nostre porte di Milano, con tutti questi trattori che hanno paralizzato il traffico e di fatto chiedono un po' che non si rotei le colture, no? Cioè i campi vengono poi coltivati e l'Unione Europea dice c'è tanto spreco, intanto fermiamo tutta un'eccessiva coltivazione, che però loro
fanno, allora dicono: ma come mai prendiamo il grano magari da altri paesi e voi ci dite di stopparci? Cioè, c'è una bella polemica su tanti fronti. Cioè, allora, il problema c'è, è un problema grave, e dal punto di vista delle ragioni non v'è dubbio che le ragioni ci sono tutte. La politica della comunità europea, per certi versi, io non la capisco, perché è una politica suicida nei confronti della comunità europea stessa. L'abbiamo vista con lo stop ai motori endotermici, mettendo in crisi tutta l'industria tedesca e favorendo i cinesi, e lo vediamo anche in questo modo, perché purtroppo è evidente produrre, e comunque soprattutto produrre in agricoltura in Europa, costa molto di più che produrre in Cina e in altri posti. Perché? Perché la manodopera costa di più, perché c'è meno spazio e perché siamo sottoposti a delle leggi antinquinamento molto molto più severe. Anche il discorso che dicevi della rotazione, per cui un decimo del terreno, se non sbaglio, deve essere messo a riposo, per carità, va tutto bene, però dobbiamo fare delle scelte, e sono scelte queste di politica industriale. Dobbiamo scegliere se l'Italia abdica, l'Europa abdica a una politica di agricoltura, quindi ad avere un'agricoltura propria, e a questo punto ci rivolgiamo solo all'estero, o se vogliamo mantenerla dobbiamo per forza stabilire degli elementi che equilibrino. In Italia, per esempio, si chiede una riduzione del prezzo del gasolio. Il gasolio per autotrazione ad uso agricolo mi pare è sul 1,30. Poi parleremo anche di questo, De Bellis. In Francia è 1. Intanto guarda, stiamo vedendo che in questo momento, visto che noi siamo ovviamente sempre in diretta, quindi 12:53, la pausa pranzo, quindi per tutti, tranne che per voi due che siete qua con me, ecco, e Jacopo, ma ti hanno offerto qualcosa? Sì, ma non ho deciso di evitare per di adesso. Fare, di fare magari il vegano, dopo, prima, quando là. Finiamo. No, che vegano, ma evitiamo per favore, che sennò qua. Ragazzi. Cos'è, polenta? Ecco, questa... No, pizza. No, che polenta, sono salsicce, sono salamelle, sì. Sono prodotti da difendere. No, a fianco. E di là c'è un gorgonzola che è uno spettacolo. Ma ha detto Domenico, io non l'ho visto, però. Ah, beh, vedi che il nostro regista invece è andato ad approfondire anche l'argomento. Beh, ma sono in tanti, cioè quante persone ci sono? Perché adesso noi vediamo chi sta facendo ovviamente una pausa pranzo per rifocillarsi ed essere carichi, sì, certo. Alla regia. Anche ora, certo. Ma sono in tanti. Sono tanti, ma sono soprattutto tanti mezzi che a breve si muoveranno, peraltro. Come vi ho detto, dalle 2 comincerà questa sfilata, chiamiamolo così, questo corteo che si muoverà proprio da qui per raggiungere il Pirellone. Si muoveranno in 50, arriveranno fino al San Donato, poi ci sarà un blocco, diciamo così, dei 40 che sono partiti dietro, e i 10 davanti arriveranno fino al Pirellone. Okay. Gli altri torneranno qui. Però ci sono tante persone, ovviamente, tanti lavoratori, tanti titolari di imprese, di aziende lombarde, che hanno difficoltà, le vivono dell'area, non solo lombarde, dell'area, perché poi sai che c'è un presidio anche a Brescia, ci sono presidi un po' in altre zone, per cui questi sono gli agricoltori di questa zona, per cui sono tanti, sono agguerriti, come abbiamo visto, giustamente, dal punto e anche un po' affamati, vorrei dire, stanno togliendo tante cose. Fa anche freddo. Va bene, fa freddo, certamente. Certamente, ma Daniela, ritornando un attimo al motivo della protesta e quant'altro, visto che non si parla d'altro, ovviamente, ma tu da cittadina ti senti toccata profondamente con quello che sta succedendo, oppure la vedi come una cosa un po' lontana? Perché c'è molta anche difficoltà, un po' come quando ci sono gli scioperi, no? Vai in giro per Milano, cioè, si capisce la protesta perché comunque c'è un gran movimento, poi però a capire le ragioni profonde e come interessano noi è un po' più difficile. Sì, assolutamente, credo che hai fatto una giusta distinzione. Io credo che i cittadini facciano fatica a percepire questa protesta, se non il disguido tecnico di chi abita intorno a quelle aree, quindi il traffico o comunque l'occupazione del suolo pubblico, perché comunque quando io faccio la spesa, compro quello che trovo, magari non mi faccio neanche troppe domande da dove arriva, dov'è la provenienza, ma guardo principalmente il costo, sì. Magari, scusate, qua non c'è una famiglia magari con 3 bambini, i nonni, i genitori, insomma si fa quel che si può oggigiorno senza andare un po' oltre. Invece se mi fermo a pensare
la noto la differenza di dove arriva la frutta e la verdura che metto in tavola, comunque se dalla Spagna o da altri paesi fuori dall'Unione Europea, ho fatto un esempio, Unione Europea e fuori, è lì che c'è la differenza, e giustamente loro si collocano bene perché ciclicamente si ritrovano in questa situazione, non è la prima volta. Allora, adesso io andrei un attimo da Jacopo perché ha raggiunto dei trattori dove ci sono delle scritte, le leggiamo insieme così capiamo anche cosa chiedono. Allora, il primo dice: l'Italia chiama, la Lombardia risponde. Quindi è una protesta che ovviamente parte da lontano, da tutta la nostra penisola. No, beh, in realtà parte anche da altri stati europei, ovviamente, come sapete, sì. Francia, è una mobilitazione, Germania, che sta coinvolgendo Grecia, tutti. Esatto, esattamente. Adesso a Bruxelles è in corso un certo tipo di ragionamento, addirittura dovrebbe arrivare una sorta di posta per gli agricoltori, ci sono dei trattori sotto il palazzo dell'Unione Europea. Qui ci sono anche alcune richieste: prezzo minimo garantito, stop alle importazioni, riqualificazione della figura dell'agricoltore, libertà di impresa, riprogrammazione del Green Deal, che è tanto come dire in testa a quelle che vengono mosse come accuse all'Europa, aver fatto un Green Deal di quel tipo che ovviamente ha penalizzato tantissimo questo settore, quello dei trasporti, no cibo sintetico. E poi c'è un 30 gennaio 2024, data storica, dicono loro, giustamente, perché è una mobilitazione che sta coinvolgendo tante persone, tanti posti e tante realtà. L'agricoltura è vita, non si tocca. Lo vedete, ci sono scritte varie su questi trattori, ma soprattutto ci sono, come vedete, tanti tricolore, perché sì. Quello che è il vessillo di questa protesta hanno voluto che fosse la bandiera italiana, perché loro dicono qui si sta difendendo l'Italia, oltre che il nostro settore, da un qualcosa che arriva dall'Europa e che invece di essere qualcosa che favorisce, come dovrebbe essere l'Europa, secondo loro... Ecco, il traffico è scorrevole comunque lì, o hai avuto tu che hai raggiunto il posto questa mattina, hai avuto disagi? Beh sì, i disagi ci sono nel momento in cui loro si muovono da qui, perché loro adesso hanno parcheggiato tutti i trattori su questo spartitraffico praticamente, che poi è quello che separa l'ingresso e l'uscita della strada della 1 qui a Melegnano. Però per arrivare qui, nel momento in cui loro spostano i trattori, succede di tutto. Noi ci abbiamo messo tanto a raggiungere questo posto perché era in corso un corteo, credo che ci sia immagini, le possiamo vedere forse, perché le abbiamo girate mentre arrivavamo. C'era questo corteo in corso con tantissimi trattori sulla strada che andavano a 1, 2, 3 all'ora, non di più, e quindi chiaramente tutto il traffico è stato condotto. Ma è ovvio, una protesta deve puntare a creare dei disagi, altrimenti una protesta che può avere un senso, ecco, onestamente. De Bellis, a tal proposito, tu come la vedi? Io, hanno fatto bene? Allora, io condivido totalmente le motivazioni, le condivido totalmente. Quello che non condivido sono le modalità, perché per me il punto, il baluardo è il rispetto della legalità. Cioè, quando si commettono delle irregolarità, talvolta anche dei reati, tipo l'interruzione di pubblico servizio, secondo me si travalica. Poi io capisco che sono motivazioni completamente diverse da quelli che bloccano il traffico, imbrattano i monumenti per delle ideologie. Loro stanno lavorando per difendere il loro posto di lavoro e il loro futuro. Però le modalità sicuramente sono censurabili. Ah, cioè tu metti una distinzione in pratica tra chi blocca però il traffico per il futuro del pianeta e chi per il futuro della guerra. Secondo me sì, le motivazioni sono diverse, però sono tutti e due, secondo me, dei comportamenti censurabili. Lo sciopero vuol dire astensione dal lavoro, ma non vuol dire impedire ad altri di poter lavorare e svolgere la propria attività. Allora, vedo, state distruggendo il nostro futuro. Lollobrigida, dove sei? Ma c'era qualche politico, Jacopo? Abbiamo intercettato, e forse sono andati via da poco in realtà, dal presidio due politici molto conosciuti di Fratelli d'Italia. Uno è l'europarlamentare Carlo Fidanza, l'altro è il deputato Fabio Raimondo. Hanno voluto portare, diciamo così, una testimonianza della vicinanza appunto
rispetto a questi temi da parte del loro partito. Certo, non hanno visto forse, o l'hanno visto e hanno cercato di spiegare che non è così quell'appello a Lollobrigida a farsi vivo, perché in realtà loro dicono Lollobrigida ce lo dirai dopo la pubblicità, che queste sono dinamiche d'Europa, non ci spoilerare questo ovviamente, ma abbiamo capito che insomma qualcuno c'era e la risposta ha provato a darla, la scopriremo dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci in studio, allora arriviamo anche un po' da voi, dalle vostre telefonate e messaggi. Pronto? Pronto, buongiorno. Adesso che le ho prese, perché suonava da 20 minuti, non c'è nessuno. Fantastico. Leggiamo un messaggio. Buongiorno. Seguendo la protesta degli agricoltori mi sorge un dubbio. Come mai la protesta solo a qualche mese dal voto per il Parlamento europeo? Dove erano gli agricoltori quando da decenni grano arriva in Italia dall'Ucraina? Leggendo sulle confezioni di pasta dei maggiori produttori è ben evidenziato solo grano italiano, dice Enzo da Milano. E poi scrive ancora Amedeo. Gli agricoltori avranno tutte le loro idee, ma quello che stanno combinando anche a Melegnano non è giusto. La responsabilità è anche del ministro Lollobrigida. E poi ancora, Bruxelles vuole vietare l'ospedale a Brescia, rispettano le traduzioni altrui, non le nostre. Possiamo mangiare gli insetti, ma rinunciare al maiale, siamo alla follia. Jacopo, tu che sei lì, insomma, sei lì tra uno spiedo e un trattore, a metà. Sì, no, beh, assolutamente. Quello che dicono loro mi pare abbastanza chiaro. C'è questo decalogo, che poi era quello che abbiamo letto anche su quel frontone del trattore, in cui c'era quella scritta in cui diceva la Lombardia risponde se l'Italia chiama, e si passa anche dalla questione tra virgolette della sovranità alimentare, messa giù in un altro modo rispetto a quella prosopopea politica che è rispetto alle varie campagne elettorali. Però loro dicono oggettivamente qui non è che possiamo smantellare un settore che dà da mangiare a tutti. C'è addirittura una scritta lassù vicino a quei due vessilli, non la vedrete perché è piccola, però addirittura provocatoriamente dicono sfamiamo tutti, dal re al ratto. Quindi qui non è che devi, è uno interessato e l'altro no, qui siamo interessati tutti, dicono loro. Certo, anche perché noi dovremmo avere De Bellis tutto l'interesse a far sì che l'agricoltura sia la nostra. Sì. È vero che la questione dei campi, no? Se lasciamo incoltivati alcuni terreni, però poi acquistiamo dall'estero, allora non va bene per la nostra agricoltura. Probabilmente neanche... Va bene evitare lo spreco, sì. Se c'è un surplus però alimentare. Probabilmente non sono sicuro che vada bene neanche per la nostra salute, perché io sono d'accordo che poi spesso bisogna guardare anche al risparmio quando si fa la spesa. Io personalmente suggerisco di guardare sempre se è prodotto italiano e vale la pena spendere di più. Magari si risparmia su qualcosa di griffato, ma su quello che si mangia io in famiglia preferisco i prodotti della terra che siano made in Italy, perché in Italia abbiamo delle leggi molto più severe ed è normale che il prodotto italiano costi di più perché è più di qualità. Penso che questa sia anche la strada giusta, però occorre una corretta informazione al consumatore. Il consumatore deve sapere che quel prodotto viene dalla Cina e che ha tutta una serie di componenti che in Italia sono vietati per tutelare la salute, che vanno dagli anticrittogramici ai particolari tipi di additivi. Sì. Questo va messo però in condizione il consumatore di poter valutare e a quel punto magari anche disponibile a spendere un po' di più. Non penso che si possa pensare di fare una produzione intensiva in Italia, perché purtroppo anche la conformazione geografica dell'Italia, al di là della pianura padana che è sempre più industrializzata, del tavoliere delle Puglie, l'Italia è un monte unico perché c'è la dorsale, quindi non può competere con l'Ucraina o con altri paesi più paneggi, però si può lavorare su certi prodotti di qualità che è giusto che costino di più. Penso che quella sia la strada migliore. E poi ovviamente, trattandosi di una materia non concorrenziale ma di qualità, occorre che chi produce debba essere messo comunque in condizione di poter produrre con tutta una serie di facilitazioni. Allora, una telefonata, pronto? Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, prego. Saluto i suoi ospiti, saluto Daniela Reo. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Senta una cosa, a me sembra paradossale, un po' sono d'accordo sull'ultimo messaggio, che sembra un po' pretestuoso perché
Ma è chiaro che gli agricoltori hanno pieno diritto a dover protestare, ma stanno protestando ora che non hanno più niente da difendere, perché ormai li hanno completamente lasciati al loro destino, nel senso che mi viene da dire poveri agricoltori, stanno diventando sempre più poveri. Ma la questione è semplicissima, non possono reggere la concorrenza con i costi che hanno loro, perché la concorrenza è spiazzante, a discapito della qualità. Anch'io voglio mangiare un po' meno ma con qualità, ma siccome in un momento di crisi quello che conta purtroppo è il denaro spicciolo, chi ha meno denaro deve compra queste cose. Siamo sempre lì, carissima. Grazie. Saluti. Un saluto, intanto noi vediamo le immagini. E Jacopo, dove ti sei spostato? Vengo subito da te. Sono tornato nel cuore del presidio, perché ovviamente abbiamo visto la fila di trattori di lì, c'era semplicemente quello, non è che ci fosse, come dire, la vita del presidio da mostrare. Qui ci sono bandiere ovunque, ce n'è una anche vicino alla pompola del gas per fare i fornelli, diciamo, quindi... siamo qui con loro e stiamo provando a capire se qualcuno vuole raccontarci bene qual è eventualmente il loro caso specifico, ma sono in questo momento sono molto A, in pausa pranzo, e B, probabilmente attenti a quello che può succedere proprio in questo pomeriggio, che ha un significato particolare, perché potete prendere e andare al Pirellone, aver avuto la possibilità di farlo, perché la Digos ha gestito tutto bene, ha dato indicazioni per portare a termine questo tipo di iniziativa, credo che sia un ulteriore, tra virgolette, successo, risultato di questa protesta. Ovviamente se ne aspettano altri di risultati loro e quindi continueranno, come avete sentito da Goglio, e probabilmente andranno oltre quei 5 giorni e 5 notti annunciate. Certo, poi bisogna anche capire, Daniela, se questa protesta è insieme agli agricoltori degli altri paesi o è, tra virgolette, contro, perché insomma tra poi il nostro Made in Italy e gli altri non corre sempre buon sangue. Sì, assolutamente, anche perché una richiesta essenziale, quella lo ricordiamo, gli agricoltori si lamentano del fatto che loro devono stare fermi con i loro terreni e le loro produzioni per un tot di tempo quando ci arrivano degli altri paesi, quindi è questa la discriminazione principale. E poi la tutela del Made in Italy, dove noi abbiamo più costi, più comunque regole, più sanzioni, quindi si lamentano di questo. E poi tu non puoi tassare o comunque martoriare allo stesso modo una piccola azienda e una grande multinazionale che sta in un'altra fase. Allora, al volo una telefonata, che poi abbiamo con voi un debito da farvi ascoltare. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno anche ai suoi ospiti. Volevo dirvi, io sono passato poco tempo fa, un'oretta fa, dal presidio di Melegnano. Sì. Ho visto una manifestazione molto, diciamo, persone corrette, persone educate. Non ho avuto problemi, sono passato tranquillamente. Quindi, a parte che sono d'accordissimo con tutti gli agricoltori, stanno facendo secondo me una cosa giusta e hanno coraggio a fare quello che stanno facendo. Poi mi lasci dire una cosa, questa cosa qua, l'educazione, la dovevano imparare anche i nostri politici, dopo quello che ha detto qualcuno e soprattutto quello che addirittura un politico che augura la morte a un giornalista. Che ho sentito lunedì una trasmissione. Allora, cioè, questo noi non l'abbiamo sentito qua. Comunque è chiaro poi il discorso in generale. Ti salutiamo un attimo perché vado da Jacopo Casoni in diretta, che vedo sta parlando con un manifestante. Sì, va bene. Sì, io ringrazio, come ti chiami? Alberto, che peraltro ha una storia molto particolare, diciamo così, perché viene da un altro settore completamente. Allora, già avevo la passione perché in famiglia già avevamo dei pezzi di terra, eccetera. Però ho cominciato il mondo del lavoro, sono diplomato in ragioneria in una multinazionale, nella Heinz, la Plasmon, come corsi di marketing, accantonamenti di bilancio. E, diciamo, gestivo il business di una grande azienda anche con i costi promozionali. 10 anni fa si è presentata l'occasione di cominciare con un'azienda mia e ci ho provato, però da 10 anni allora pensavo che le cose andassero migliorando, invece sono state sempre peggiorando.
Questo dovuto a sempre i prezzi dei nostri cereali che sono rimasti invariati, è aumentato solo un pochino il riso, ma rispetto ai 50 centesimi che danno noi al quintale, la grande industria lo vende a 3 euro al chilo. Noi ce l'ha 50 centesimi al chilo, loro lo vendono a 3 euro al chilo. Quindi una disparità enorme. Questo è un altro tema su cui voi insistete, perché oggettivamente c'è anche questo, non soltanto tutta la... Non siamo più imprenditori noi, con la PAC che ci danno, che tra l'altro va sempre diminuendo, non siamo più imprenditori ma siamo degli stipendiati, tra virgolette, ma con uno stipendio molto molto basso e dei rischi e degli impegni di capitale enormi. Quindi la cosa che chiediamo maggiormente è più libertà nel produrre e più poteri decisionali per le nostre aziende, meno burocrazia e un prezzo adeguato dei nostri prodotti, che siano latte, cereali, carne, e una tutela maggiore al nostro reddito, garantirci un reddito adeguato per l'impegno di capitali che abbiamo. Grazie, grazie Alberto, davvero. Grazie a voi. Grazie. Beh, direi che questo che ha detto Alberto è fondamentale per capire tutto, anche perché noi ci troviamo ad avere un'inflazione pazzesca al supermercato, a comprare delle buste di insalata ormai a 3-4 euro, per poi sapere che chi ci lavora ci fa il rischio di impresa, chi è un giovane ragazzo che sta lanciandosi in questo mondo, coraggio, prende magari con coraggio ci prende 50 centesimi. Allora, nella filiera c'è qualcuno che ci guadagna molto e non sono sicuramente loro. Cioè, siamo passati dai grandi latifondisti e proprietari terrieri, che erano quelli che stavano meglio, a loro che ormai non prendono più nulla. Si va riorganizzata e rivista la filiera. Questo è una scelta politica, però bisogna incidere su quell'aspetto, sulla grande distribuzione, e soprattutto penso che il prezzo salga già al momento in cui arriva ai grandi mercati, quelli nazionali, dove vanno a rifornirsi. E quello va rivisto, soprattutto, ripeto, io ritengo che non ci sia grande spazio in Italia per le grandissime distribuzioni. Bisogna dare atto che anche l'Italia nel settore dell'agricoltura deve promuovere un made in Italy, cioè curare la qualità, non mettersi a competere solo sui prezzi, sennò è perdente, non potremo mai fare i prezzi che fanno gli altri. Ecco, Jacopo, allora adesso vado in pubblicità, ma cosa faceva esattamente lì, visto che abbiamo visto tutti i cartelli, Lollobrigida e quant'altro, la delegazione di Fratelli d'Italia? Sì, ho sentito a tratti, però se mi hai chiesto cosa ci facevano lì i politici, sì. Chiaramente hanno, ribadisco, sottolineato come Fratelli d'Italia sia al fianco dell'agricoltura e degli agricoltori italiani in questa battaglia contro determinate logiche dell'Unione Europea. Chiaramente qui qualcuno sottolinea, ho capito, sono arrivati, ci hanno detto, però alla fine della fiera qualche cosa dovranno anche fare, visto che sono al governo loro. Questo è stato un po' il sentiment che ho captato io. Poi è chiaro, ci sono le elezioni europee, ci sono tante cose di cui possiamo parlare, possiamo ipotizzare, però sono venuti sostanzialmente per dire a loro che ci sono e che Fidanza c'è stato in vari anni in Unione Europea e Raimondo c'è in Parlamento nel tentativo di far valere, diciamo così, le ragioni dell'agricoltura italiana anche in tavoli più alti rispetto a quello nazionale. Va bene, allora ne parliamo tra poco, pubblicità. Eccoci in studio. Allora, come anticipato, Jacopo ha intercettato al presidio dei trattori sia Carlo Fidanza, che è europarlamentare di Fratelli d'Italia, che Fabio Raimondo, che è deputato di Fratelli d'Italia, e ha provato a sentirli, visto che da casa ci state scrivendo, ma perché protestano che sono loro al governo. Vediamo che cosa hanno detto. Forse. Altrimenti ce lo riassumerà Jacopo, se non sta mangiando al presidio, perché abbiamo capito che continuando a bastonare l'agricoltura, imponendo limiti alla produzione, diminuendo le superfici coltivabili, diminuendo la possibilità di utilizzare i fertilizzanti, i fitofarmaci, non si fa altro che aprire il mercato europeo a prodotti che arrivano da mercati extraeuropei, mercati terzi, dove l'agricoltura è meno sostenibile di quella italiana, oppure si apre la strada al cibo sintetico o alle farine di insetti. Noi vogliamo invece difendere la
l'agricoltura tradizionale e il settore primario, che si chiama primario non a caso perché è quello da cui poi deriva la nostra alimentazione e di conseguenza il futuro della nostra società. Questi agricoltori sono stati penalizzati nel corso soprattutto degli ultimi anni da una follia ambientalista che ha di fatto penalizzato l'intero comparto in nome di una transizione ecologica che non tiene conto di una cosa sacrosanta che deve essere la transizione sociale ed economica delle nostre imprese, perché noi in nome di una follia ambientale non possiamo ammazzare letteralmente aziende, famiglie, ma dobbiamo assolutamente accompagnarle pian piano con misure di buonsenso che portino insomma anche risorse e riforme intelligenti per un settore che muove buona parte dell'economia italiana ed è il tessuto economico della nostra nazione. E questi erano appunto europarlamentare e deputato di Fratelli d'Italia, ma sentiamo anche voi da casa. Pronto? Buongiorno Stefania, buon sono Michele. Bentrovato, prego. Io penso che tutto il merito è dell'eccellente ministro che abbiamo l'agricoltura. Comunque do un consiglio agli agricoltori di riunirsi, fare una cash station, pigliare un canale privato di una qualsiasi TV e vendere la propria frutta fresca a livello regionale con una consegna immediata o massimo un giorno, purché la frutta e la verdura consegnata sia di qualità. Quello che oggi nella grande distribuzione e in certe situazioni anche di ortofrutta che non sono italiani, comunque è una cosa penosa. Allora, ha ragione Michele sulla qualità e la consegna, e si comprano un canale TV dove fanno questa vendita, è quello mi sa che sono impegnati a fare d'altro, però diciamo che avranno sentito questa sua proposta. Michele, torno proprio da loro, da Jacopo Casoni. Jacopo, eccoti. Ma dove sei? Sei infiltrato? Eccoci. Dentro? Ah, eccolo. No. Stiamo qui tranquilli e sereni. Io ribadisco, ci sono dei prodotti assolutamente di primissima qualità, come vedete qui. Si sta mangiando. No, non è esatto, non è roba sintetica, dicono. Qualcuno urla giustamente. Non è roba sintetica. Non però è farina di grillo. Un altro protagonista, esatto, un altro protagonista di questo presidio. Come ti chiami intanto? Alberto Oldani. Alberto. Allora, ha un'attività, Alberto, con latte e cereali, riso, eccetera. Come impattano le decisioni dell'Unione Europea sulla tua attività? Ti senti a rischio sostanzialmente oppure no? Dimmi un po' qual è la tua situazione personale. No, mi sento a rischio economico, la mia è destinata a chiudere. C'è un impatto tra le decisioni della Comunità Europea, aumento dei costi e ridistribuzione con la grande distribuzione dei ricavi che inciderà intorno al 35%. Questo porta alla chiusura dell'azienda. Ma in Italia eravamo 136.000 aziende da latte, siamo diventati 27.000. Nei prossimi anni spariremo. Yes. Non ci sarà più latte in Italia, neanche nei nostri prodotti DOP. Allora, queste decisioni, questi aumenti di costo, soprattutto il gasolio agricolo e tutto quanto, aumenteranno i costi intorno dal 35-40%. Cosa insostenibile per un'impresa agricola. La tua impresa quanti lavoratori ha, quanti da lavoro sostanzialmente? 7 persone che lavorano, ma poi c'è anche un problema. Noi importiamo tutta le derrate alimentari dall'estero, dove la manodopera costa, parliamo intorno al 40% rispetto a quella italiana, senza parlare di tutto il Nord Africa. E anche questo permette a loro di avere costi molto molto più bassi e utilizzare soprattutto dei prodotti fitofarmaci, ormoni, glifosate, somatropina, che aumentano la produzione di carne, riso e latte del 30%, cosa che noi non possiamo utilizzare e non possiamo sostenere il reddito. Grazie davvero. Scusa Jacopo, ma prova a chiedersi, queste cose fanno male, cioè tutti questi ormoni, beh, è andato. Però c'è anche questa dubbio in più. Aspetta, ce l'ho, una cosa, sì. Perché qualcuno da casa sosteneva, scusami, qualcuno sosteneva, chiedeva più che sostenere queste... Ah sì, scusa, da casa, dallo studio. Fitofarmaci e tutto quello che viene dato per gli ormoni, anche per aumentare la produzione, ma non sono sane, fanno male, c'è una possibilità che incidano, oppure sono tutte leggende secondo voi? No, ma no,
No, non sono leggende. Gli ormoni, la somatropina, sono sostanze cancerogene. Gli OGM, non è stato provato, il glifosato è cancerogeno. Noi quindi voi dite non devono usarli loro, non è che dobbiamo avere la possibilità di usarli noi. Ah, okay. Scherziamo. Loro devono diventare come noi, però se non lo diventano, se il potere politico non riesce a farli diventare come noi, deve sostenerci per produrre un cibo sano. Noi non vogliamo tornare indietro. Infatti le aziende in Italia, piuttosto che utilizzare certi prodotti, sono destinate a chiudere. Capisce? Grazie. Secondo me questo è un passaggio importante, Rio, perché poi c'è anche tutta questa cosa che è un po' un luogo comune, ma c'è tanta realtà, tutti di intolleranza al lattosio, al glutine. Si dice, ma come, noi crescevamo col burro, col pane, con lo zucchero, adesso fa tutto male. Forse perché anche non c'è più quel made in Italy sano, quel latte che bevevano le nostre nonne. Sì, sicuramente ci sono altri tipi di additivi comunque per fare le nostre produzioni e ha cambiato la persona geneticamente con l'evoluzione della specie. È chiaro che se riuscissimo però a mantenere una certa qualità dei prodotti, forse ci porterebbe anche a un'alimentazione più corretta. Il problema però sostanziale sono le discriminazioni che abbiamo tra paesi all'interno dell'Unione Europea e fuori l'Unione Europea. E questo secondo me il vero centro da risolvere. Della questione. Sì. Una telefonata al volo, pronto? Buongiorno, Piera da Lodi. Io sono al fianco di quei coltivatori lì, perché mi viene da piangere, guardi. Io sono figlia di contadini e quando vado al supermercato mi trovo tutta la roba straniera, dall'olio ai limoni, a pensi che mi sono trovata le cipolle australiane. Il fatto è che tutta questa roba qua che viene dall'estero costa meno e la gente ha pochi soldi e compra questa roba qua, ma è tutta roba che ci fa male e non tutela né i coltivatori, ma non tutela la nostra salute, per quello che siamo tutti ammalati, perché mangiare sano, come si fa a prendere una bottiglia d'olio che c'è scritto dall'Unione Europea e non? Da dove arriva? Io ho visto un servizio dalla Tunisia che le cisterne d'olio ci ballavano dentro i topi, una cosa neanche da non credere, e non devono mollare. Io sono al fianco di questa gente, dovremmo esservi tutti al fianco di questa gente, non i mirtilli che vengono dal Cile, quando noi abbiamo le nostre montagne produttori di roba sana, di roba come si deve, e dobbiamo combattere al loro fianco, e lo dirò sempre finché ho fiato, perché grazie. Anche se costa un po' di più, la roba è buona. Grazie signora Piera, grazie. Un saluto. Beh, poi a Lodi, anche vicina geograficamente a Melignano, a loro. Però mi sembra che questa era in lacrime la signora. Allora. Cioè, quando dicevamo, ma l'Europa ci tutela o ci punisce? L'Europa non ci tutela, purtroppo. Io penso, ovviamente la conduttrice non può saperlo perché, vista la sua età, ma negli anni Ottanta un operaio, quando c'era la lira, manteneva i figli a scuola, pagava il mutuo e faceva studiare all'università, andava pure in vacanza, riusciva a risparmiare. Adesso queste cose non si fanno in due. Purtroppo la qualità della vita è notevolmente peggiorata. Ecco, e questo è anche colpa dell'Europa, dell'euro. Io sono d'accordo con la signora che dice spendiamo un po' di più, ma stiamo attenti a quello che mangiamo, risparmiamo sui vestiti griffati. Però ci occorre da una parte il consumatore che sia cosciente che se una cosa costa meno pur aver fatto il giro del mondo non può essere di buona qualità. E dall'altra deve anche sapere che in Italia ci sono A, delle leggi molto severe, B, degli strumenti di controllo che poi non esistono. Ci sono i nostri amici dei NAS che vanno a verificare se veramente le leggi vengono applicate. Fuori non esiste, per cui se costa di più è anche, però succede qualcosa là. Sì, grazie De Bellis di essere interrotto. Vado da Jacopo. Sì, si muovono i trattori. Si muovono perché si stanno preparando, perché fra mezz'ora partirà quel famoso corteo di cui parlavamo. Si stanno presumibilmente posizionando qui all'ingresso dell'area che abbiamo visto essere occupata dal presidio, per poi mettersi in fila e sistemare i primi 10 che arriveranno sotto il pirellone e gli altri andranno a traino, andranno a rimorchio, diciamo così, e almeno fino a San Donato, poi dopo dovranno fermarsi. Ovviamente comunque, non possono entrare. Dico solo una cosa, perché rispetto a quello che diceva Piera, non potrebbe. Non potrebbero entrare in centro quei mezzi, chiaramente.
Ma in centro dove? Vanno al Pirellone? Eh beh, sì. Hanno avuto la via libera? No, hanno avuto il via libera. Dalla Digos. Hanno avuto un via libera. Però dalla Digos. Sì, da tutti. Cioè, hanno accettato e hanno autorizzato, per cui faranno questo tipo di sfilata di corteo, arriveranno fin là sotto e presumibilmente incontreranno forse qualcuno di Regione Lombardia che si farà vivo, visto che ormai lo sanno tutti che arrivano alle 2:30 circa, per cui dovrebbe essere così. L'agricoltura muore, la politica dorme, arriverà questo sotto il Pirellone, quello ecco. Sarà l'inizio del corteo che arriverà sotto il Pirellone. Vi dico solo una cosa per finire, un dettaglio, perché sentivo la signora Piera che piangeva. In realtà c'è persone che solidarizzano con questa protesta, con questo presidio, tant'è vero che molti camion e anche auto che escono dalla tangenziale, da autostrada, scusate, dalla 1, anche qualora abbiano fatto un po' di fila, quando passano qui davanti strombazzano, ma strombazzano, come dire, in maniera solidale, non per testare contro l'eventuale ritardo che hanno accumulato, e questo è molto significativo. Noi 4% incolto, voi 100% incolti. Quello è il 4% che deve essere lasciato a Maggese, di cui aveva parlato all'inizio il nostro primo ospite, Filippo Gogli. Quel cartello l'ho visto. Quello è il tema. Certo, è uno di quelli più in voga e più visti nei giornali di questi giorni, quello di quel trattore. Da casa scrivono: potreste parlare anche dell'espropriazione delle terre per fare spazio al fotovoltaico. Le etichette inoltre non sono chiare, Made in Italy non corrisponde a coltivato in Italia. Inoltre mi risulta che ancora molti agrumi vengano distrutti per non abbassare i prezzi. Sarebbe interessante creare delle filiere di acquisto diretto se già non esistono, dice Roberta. Roberta ha ragione soprattutto l'etichettatura. La signora quando diceva vino, olive o dell'Unione Europea e non vuol dire niente. Io chiedo che siano olive italiane, compro solo se sono olive italiane, lo pago di più, va bene, risparmierò da un'altra parte, non importa. Secondo me se la politica in Italia, perché il governo italiano purtroppo certe cose deve subirle, perché quando sei in un contesto come la Comunità Europea perdi della sovranità, però quello che può fare è imporre della corretta informazione perlomeno nelle etichette, sapere che prodotto italiano vuol dire che il materiale deve essere in Italia, sapere che se viene dalla Cina per questo prodotto è consentito utilizzare A, B, C, D, così che il consumatore sia più informato. Questo da parte del governo italiano si può fare anche subito per una corretta informazione. Si può fare subito se volessero farlo, perché negli ultimi governi si è un po' cavalcata questa protesta, non portando adito, cioè non portando a nessuna soluzione, perché prima Matteo Salvini, ora il partito di maggioranza parlano come se non fossero al governo. Comunque Jacopo, ti torno da te tra poco, vado in pubblicità e poi veniamo ancora da te dalla protesta tra poco. Eccoci in studio, allora torniamo da te Jacopo, stavi inquadrando dei cartelli attaccati a quei trattori che partiranno dal Melegnano e arriveranno sotto alla Regione Lombardia, al Pirellone. Sì, sono i 10 prescelti, in realtà ne vedo 9, o sbaglio a contare io, ne manca uno, ma arriverà. Questo è una scritta in inglese: senza imprese, senza cibo, senza futuro. Questo è quello che dicono, poi passando in rassegna dicono: noi non siamo il problema, ma la soluzione. Eh sì, è proprio vero. È vero. Questo addirittura con un pannello in legno, non... È diverso dagli altri, è più resistente, diciamo così. Ecco. E poi quelli che abbiamo già visto, quelli che hanno raccontato questo presidio fin dall'inizio, cioè l'agricoltura è vita, non si tocca, l'Italia chiama, la Lombardia risponde. Qui c'è una scritta addirittura su una benna di un trattore. Cosa c'è scritto che non vedo? Ci volete schiavi, ci troverete ribelli. Eccoli lì. Che è una di quelle frasi che ci sono spesso, diciamo così. Dica. Eh sì, e l'Italia chiama, la Lombardia risponde, poi l'abbiamo visto che chiuderanno. Sì, ce n'è uno che non avete visto, che però è la traduzione in italiano di quello da cui siamo partiti. No agricoltori, no cibo, no futuro. Ci vedrete stanchi, ma esi. Grazie Jacopo. Eccolo qua, arriva il decimo. Ecco. Arriva il decimo. Allora avevi contato adesso bene. Adesso siamo al completo. Sì, siamo al completo.
Eccolo lì, che sarà l'ultimo, appunto. Pronto. Incolti sarete voi, non la terra. Ah, questa lì è l'ultima scritta che chiude il convoglio, che chiude il corteo. Chi lavora a terra? Sì, da casa ci scrivono: si stanno muovendo gli agricoltori europei, non solo italiani. Sì, l'abbiamo detto che dalla Francia al Belgio, certo, poi passando per l'Italia alla Germania, chiedono tutti questi agricoltori di ripensare un po' alle politiche europee. Allora andiamo anche una telefonata. Pronto? Pronto, sono io. Sì, è lei, buongiorno, chi parla? Buongiorno, guarda, io ho sentito, sto ascoltando con molto interesse. Grazie. Il problema è sempre di mangiare prodotti sani, naturalmente, italiani sicuramente, però bisogna sempre sapere cosa c'è in tasca. Perché quando vado a fare la spesa vedo dell'olio per esempio 4 euro, dell'olio 15 euro. Con la mia pensione compro quello da 4, sa? Eh sì. La capisco. Perché è troppo facile fare i conti con la mia pensione, guardo bene il prezzo prima della qualità. La saluto, state bene tutti. Un saluto, grazie. Grazie. Tra l'altro devo dire che non è più facile neanche trovare l'olio a 4 euro, perché da gennaio io ho notato che anche tutto nei discount meno di 10 euro, che un tempo era quello buono, 10 euro, è difficilissimo trovarlo, quindi 4 euro sarà difficile. Io trovo le latte grandi dove effettivamente... Sì, è tornata un po' questa cosa della latta grande portata da qualche sempre amico. Sì, ma no, lo compri latta grande e poi lo travasi nelle oliere, ti dura tanto e lì è un prezzo migliore, perché ovviamente si risparmia sul confezionamento, non sulla qualità. Devi avere i soldi da investire, stiamo parlando di un'altra, certo, tipologia di famiglia. È chiaro quello che dicevo, cercavo di dirvi all'inizio, le famiglie adesso non possono fare i calcoli solo con la qualità, ma devono fare i calcoli anche con la quantità e sul prezzo, ed è per quello che comunque i nostri agricoltori con prodotti buoni e di qualità devono essere tutelati per poterci garantire anche magari varie fasce di prezzo, perché no, no? Se è un po' ammaccata magari una frutta, uno può scegliere anche di mangiarla allo stesso a un prezzo inferiore piuttosto che buttarla. Infatti è anche questo il tema, cioè l'Europa, Jacopo, va verso lo non spreco, non solo alimentare ma anche delle risorse, perché per coltivare campi e campi e campi di coltivazioni che poi non vengono sfruttate serve tanta acqua, servono tanti concimi, fertilizzanti, una serie di cose che a cui l'Europa cerca di dire no in favore di quella politica agricola della quale si sta e ci sta cercando di convincere. E quindi anche su questo il fatto che come si può poi cercare di arginare lo spreco, perché arrivare sulle tavole di tutti, molti non comprano e poi c'è spreco perché non hanno i soldi per comprarlo. Non lo so, la politica green non ci credo tanto, perché è green in Europa, però come diceva poi quel signore, in Nord Africa fanno quel che vogliono, quindi, e noi la compriamo come se fosse italiana. Quindi la politica green è molto ipocrita, nel momento in cui tu apri le frontiere e fai entrare di tutto, dici in casa mia si produce green, però quello che arriva da fuori va bene comunque è prodotto. Poi anche sul fatto della... Aspetta che vado un attimo da Jacopo, poi torno da c'è te movimento, perché vedo che ti sì, c'è movimento, Jacopo. Ma in realtà si stanno ancora ovviamente preparando, non ero io che stavo cercando. Sei una situazione diversa rispetto a quella del corteo, sono io in movimento, sì, però dicevate la questione del fatto che l'Europa dica bisogna produrre in un certo modo e poi importi comunque cose prodotte in modo non sostenibile o quantomeno meno sostenibile di quello che vorrebbe lei, questa è effettivamente la questione, non può che essere questa la questione, cioè loro dicono mi dici che non devo usare il 20% di fertilizzanti in meno, però poi importi dei prodotti che hanno utilizzo di fertilizzanti straordinariamente superiori ai miei, e a quel punto cosa vuol dire green? Cioè non è che green è una, come dire, una sorta di bolla, green deve essere globale, perché ormai siamo in una società globale, per cui anche l'importazione dovrebbe essere obbligata ad avere un certo tipo di modalità di produzione. È chiaro che è molto complicato, però così certamente gli agricoltori europei non hanno competitività rispetto ad altri in altri lidi, questo mi pare evidente.
Sì, infatti poi la protesta è in generale in Italia anche contro l'atteggiamento, no, delle tradizionali organizzazioni di questo settore, però loro si sono detti per il momento apolitici, quindi che stanno cercando di fare una battaglia solo per l'idea, non per l'ideologia. Sì, sicuramente, questo è chiaro, però quello che dicevi te, secondo me, però è il cappello di fondamentale dell'Unione Europea. Sta cercando di fare una politica di tutela del territorio che per forza deve andare in quella, è ambientale, deve andare in quella direttiva, perché sennò il problema è che ogni tipo di attività di industria che abbiamo, comunque, che sia quella dell'agricoltura, sia farmaceutica, di qualunque settore, incide sul nostro ambiente. L'Unione Europea sta cercando di mettere dei paletti per la tutela ambientale e del nostro creato, insomma. Allora, Jacopo, vedo che sta inquadrando la mucca, che com'è che si chiamava, che ce l'hai detto, ma non mi ricordo più, vedi che non mi ricordo mai. Ercolina. Ercolina. Mi pare Ercolina. No, si chiama Ercolina 2, perché Ercolina 1, ve la ricorderete, era quella delle quote latte, che arrivò sotto i palazzi del potere per raccontare, diciamo così, la protesta dei coltivatori. E adesso e degli lei dove la lei manda? Si chiama Ercolina 2. Ecco, dove la no, adesso lei sta qui tranquilla. Là. No, lei sta qui serena, tranquilla, anche perché ha una sete boia, mi hanno detto, nel senso che hanno dovuto riempire 3 o 4 volte questa pentola che funge da abbeveratoio, e quindi è meglio non spostarla, diciamo, è stanca. È stanca. Hanno mangiato e bevuto tutti tranne lei, non ho capito. Speriamo che anche lei possa, non datele del vino magari. Va bene, Jacopo, ti saluto. Perché Zingaro. Zingaro mi sta dicendo che è da latte, perché sta dicendo che è bella gonfia, diciamo, per cui sì, è una mucca da latte. Grazie Domenico per la grande. Quindi grande ancora contributo. Lì non si è imbucato alla pausa pranzo, perché secondo me girava un po' in No, si è imbucato prima lui. Ah, okay. Va bene, allora grazie, un saluto, poi seguiremo ovviamente gli aggiornamenti via via della protesta. Intanto ciao Jacopo e Domenico Zingaro. Arrivederci Jacopo. Grazie ciao. Anche a voi qui ciao, in ciao. Studio, vi saluto Daniela Reo. Grazie, buon pomeriggio. Grazie Marco De Bellis, avvocato. Buon pomeriggio e noi appunto, visto che prima abbiamo mostrato la webcam, ci spostiamo a parlare di calcio dopo la pubblicità, tra poco.